rafforziamo l'impegno dei comuni per lo sport, la cura e il benessere delle persone. Sono quasi 2.000 i comuni e gli ambiti territoriali sociali coinvolti nell'attuazione degli investimenti PNRR per l'inclusione sociale. Con un valore complessivo di 1,5 miliardi, il PNRR finanzia progetti per il sostegno alle persone vulnerabili e anziane, per l'autonomia delle persone con disabilità, per contrastare la povertà estrema tramite housing temporaneo e stazioni di posta per l'accoglienza ai cittadini bisognosi. A Roma, ad esempio, sono state inaugurate nel quartiere di Vitinia due strutture destinate all'accoglienza di 12 persone con disabilità che potranno beneficiare di percorsi di autonomia e formazione anche universitaria. Rimini, con 1 milione di euro, potrà recuperare e rifunzionalizzare la ex caserma dei Vigili del Fuoco per accogliere il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà Estrema. A Vigo d'Arzere, in provincia di Padova, grazie a un finanziamento da 1 milione di euro, sarà rigenerata la palazzina dell'aeronautica per ospitare una stazione di posta, completa di una struttura di prima accoglienza, un punto informazioni, un servizio di appoggio e sostegno per le persone svantaggiate. Cura e benessere passano anche attraverso lo sport e gli stili di vita. In questo ambito, tra le misure PNRR, ci sono i 700 milioni destinati all'investimento sport e inclusione sociale, che finanzia la riqualificazione o realizzazione di impianti sportivi in 297 comuni. A questo si aggiunge una dotazione di 43 milioni di euro per la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati. Tra questi, Avellino, con 1,5 milioni di euro, che realizzerà in un'area di proprietà comunale un nuovo impianto polivalente indoor. Reggio Calabria, che con 3 milioni di euro finanzierà la demolizione e ricostruzione del campo sportivo Palloncino, realizzando uno spazio educativo e di aggregazione sociale con alti standard di efficientamento energetico. Bergamo, che con 2,85 milioni di euro realizzerà sul territorio un nuovo campo per la pallacanestro, la pallavolo, l'aerobica e la ginnastica acrobatica.